sempre rendere grazie al Signore per il dono della salvezza, per il fatto che ci siamo, la vita, per il fatto che siamo credenti, cristiani. E intanto oggi a livello nazionale c'è questa giornata del ringraziamento e noi siamo grati in modo particolare a Coldiretti che ha voluto scegliere Vergato come luogo per fare questo ringraziamento, rendimento di grazie al Signore per tutti i doni che Egli ci fa, in modo particolare soprattutto nel campo dell'agricoltura e tutto quello che ci sta attorno. Presiede questa liturgia, questa Eucaristia, il vicario episcopale Don Roberto Mastacchi, che ringraziamo molto per la sua presenza. Ringrazio anche le autorità civili e tutti i responsabili, in modo particolare della Coldiretti, ma anche di altri che sono in mezzo a noi e che ci onorano della loro presenza. Io porto il saluto dell'Arcivescovo che ha voluto indirizzare a tutti voi, in modo particolare agli agricoltori, un messaggio in occasione di questa celebrazione e ne do lettura. Cari fratelli e sorelle, desidero unirmi a voi nel ringraziare il Signore per i frutti della terra e del vostro lavoro. La Chiesa vi deve una particolare gratitudine. Senza il vostro lavoro noi non potremo avere il pane eucaristico, il pane della vita eterna ed il vino, segno reale del sangue di Cristo. Il vostro lavoro ha in sé una grande dignità. Voi ci insegnate che la terra va coltivata e non sfruttata, che la creazione è un dono fattoci dal Signore. Il Signore benedica le vostre famiglie, renda sempre più ricco di frutti il vostro lavoro, così che ne possano godere anche i poveri. Con profondo affetto e stima, Carlo Caffarra, Cardinale Arcivescovo di Bologna. La consapevolezza dell'importanza del lavoro della terra e della custodia del creato che ciascuno abbia necessario per vivere con dignità. Preghiamo. Ascolta il Signore.
perché gli agricoltori, in particolare i giovani agricoltori, siano sostenuti nelle loro quotidiane fatiche dalla consapevolezza di essere preziosi collaboratori dell'opera creatrice di Dio. Preghiamo. In questa giornata nazionale del ringraziamento per i frutti della terra abbiamo davanti agli occhi la figura di San Martino, giovane ufficiale romano che tagliò il suo mantello in due e lo pose a un povero infedolino. Martino ci insegna a vivere la vita come dono da condividere. Sul suo esempio portiamo a lasciare con gioia e con vero riconoscimento di Dio. Il pane e il vino che è diviso per noi cibo e bevanda di vita eterna, nutrimento per il nostro cammino, e portiamo alcuni dei tanti frutti che la nostra terra produce, quali segni della multiforme bellezza che scaturisce lo sport quotidiano di chi lavora la terra cooperando l'azione creatrice di Dio. Mai ci venga meno quanto necessario per vivere e sapremo essere uomini e donne di speranza, soprattutto laddove la speranza accompagniamo il cuore con il canto Grazie Signore della vita, numero 65.
mio, vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.